Devastazione e saccheggio. Devastazione e saccheggio. Devastazione e saccheggio. Cosa succede? Succede che lui non ce la fa a tenere in carica lei, che è una batteria 12 volt 100 ampere. E qua è tutto un po' acceso, quindi adesso lo devo spegnere. E devo spegnere anche lui, quindi spengo anche lui. Anzi no, anzi sì, lo devo spegnere. Perché lui non ce la fa, non ce la fa. Quindi, quindi lo spengo. Perché non ce la fa? Perché io mi sono preso questo alimentatore che avevo qui e che faceva pochissimo rumore e me lo sono portato a Palazzolo. A Palazzolo avevo l'altro, dovevo portarlo qui, me lo sono ovviamente dimenticato. Perché? Perché sono un coglione. Quindi sono corso dal cinese e ne ho presi due perché mi serve un altro. Ho preso questo che è un 20 ampere, vediamo come va. E poi su questo c'è scritto 50 ampere, ma secondo me non è vero, ovviamente. E quindi ora uno lo mettiamo subito per il sistema qui, l'altro poi lo guardiamo. E tu che ci fai qua? Disgrazia dello humanities. Humanity's disgrace. Ok, diamo un'occhiata. No, questo dopo, questo subito. È praticamente identico a quello che avevamo preso. Strappiamo la plastichina, vedete, c'ha i suoi contatti qua. Questo è dall'altro lato, poco male. Ora si tratta di collegarlo. Da questa vecchia lampada trovata nella spazzatura recupererò il cavo di alimentazione con brutalità. Così. Perché sinceramente questa lampada fa cacare. Ma soprattutto ha una cosa molto utile all'interruttore, sperando che funzioni. Che cazzo, se solo si togliesse, ecco, lampada scollegata. E così abbiamo il cavetto delle 220, che ora proveremo a spellare senza riuscirci. Va bene così. Tiro fuori due fili con odio. Con rapidità. Perfetto, e questa è da 220 volt. Non si trova mai un cazzo, non si trova. Ok. NL. Quindi ora ficco questo. Chissà se questo alimentatore creerà disturbi oppure no. Quindi ora N e L. N come non so che cazzo faccio. E L come lecca culo. Quindi il cavo non so che cazzo faccio lo metto qui. Il cavo lecca culo lo collego qui. Perfetto. E abbiamo la 220. A questo punto io in teoria
Non ha più corrente perché lui l'ho spento. Vediamo. Lo riaccendo. Anzi, no. Lui lo collego qui. Attenzione. L'ho acceso. E si è acceso. Vediamo. Non servirà un cacciavite che non troverò mai. Va bene, userò questo schifo. Vediamo che cosa mi dice lui. Con questo e questo. Mi dice fuori scala? Stai a vedere che ho sbagliato, ho preso un alimentatore da 24. Infatti, sono un coglione. Sono veramente un coglione. E quindi il minimo che posso fare è abbassarlo a 19,5, che non va bene. Quindi questo andrà modificato, sperando che si possa fare. Vaffanculo. Quindi apriamo anche questo. Ehi. E non vedremo come è fatto dentro. Ormai lo vedremo, ma dopo. Per adesso mi interessa solamente accenderlo. Allora, vediamo come è fatto. Stessa cosa, NL. E colleghiamo NL. Di nuovo. Pure a questo qui. In teoria dovrei poter cambiare delle resistenze interne per variare il duty cycle di questi trasformatori e quindi ottenere 12 volt o perlomeno 13,8, che è ottimale per la carica della batteria. Ora questo sarà un 12. Ecco fatto. Vediamo se si accende. Spina. E si è acceso. Vediamo cosa misura. e 15, ok, regoliamo. Vediamo se riesco a regolarlo. Lo porto a 13,8. Ok, che ne dite? Voglio un 13,81. 13,81, ok. A questo punto gli collego la batteria. Ok. Vediamo quanto si è abbassato di tensione. Non si è abbassato di tensione. Ottimo. In teoria posso accendere. Perfetto. Lui fa il test. Dice che non ce la fa, ma allora sei stronzo. Quindi in realtà è lui stronzo. Lui è stronzo. Forse era già acceso prima? Infatti era già acceso prima, quindi lo devo accendere. Allora sono stronzo io. Vediamo adesso. 13,82. Lui non fa una piega. Infatti adesso non dà più errore. Ma se lo spengo, vediamo cosa misura. Ora scende. Ora scende. Ma io te lascio acceso e vaffanculo. Vaffanculo. E posso riaccendere anche la radio. Che cazzo me ne fotte. Oh, perfetto. E dai. Miau. Ecco, vediamo così e vaffanculo, eh. Perfetto. Batteria in carica, sistema funzionante. Abbiamo rimesso in funzione qua l'apparecchio con un altro alimentatore. Questo da 24 a questo punto sarà smontato e vedremo se riusciremo a portarlo a 12.
Ho sbagliato a prenderlo nella fretta e il cazzo già si è rotto. Ora io ho messo su questo, che è un cesso di computer, ha solo, se non mi sbaglio, 1 o 2 giga di memoria e 32 giga di disco interno, è assolutamente non espandibile, però è carino, è un po' più veloce di lui logicamente, solo che l'unica uscita che ha audio è questo jack. E sembrerebbe cuffia e microfono, quindi ho preso degli adattatori che ora aprirò, che sono questo, e chissà se riesco a non romperlo aprendolo. Quattro cazzi, due minchie, vedete, quattro cazzi qua e due minchie, e quindi questo può essere utile. Per non farmi mancare niente ho anche preso questo, che ha un aspetto più effeminato. Anche lui quattro cazzi e due minchie, vedremo quale dei due funziona. Poi non so perché, ma ho preso anche un cavo così, perché io nell'interfaccia ho questi, e quindi probabilmente potrò utilizzarlo. Dopodiché ho preso anche questo, che è appunto per quello, ma non sono sicuro, perché questo è uno di quelli con le uscite video, quattro cazzi e tre minchie, quindi potrei avere cassa e microfono, chi lo sa, in realtà questo sarebbe video, però chissà che non riesca a trovare un utilizzo tramite questo e questo, per poi andare direttamente nell'interfaccia con dei cavi puliti senza saldature stronze, non lo so, sono esperimenti che farò. Per il resto non mi pare di aver preso nient'altro se non delle batterie che mi servivano, un cavo per il telefono, anzi un cavo per caricare, adesso non ricordo cosa, se non mi sbaglio lui, ecco sì, lui si carica con questo, e quindi ho preso il cavetto per caricarlo. Bene così. E non ce l'avevo perché l'ho perso. Poi ho preso un cavo per l'iPhone. Speriamo che funzioni. E basta. E questo è tutto. Bastarda. Mantidina? Di là, fai di là. Bravo. Vai. E vai. Abbiamo anche questo. Che però devo aprire perché c'è un potenziometro che funziona male. Per miracolo ho trovato su Google il manuale di istruzioni che metterò online, perché lo cercano in tanti.
HP201 della ZG. Vediamo, vediamo un po' come è combinato dentro. È praticamente vuoto. Qui abbiamo dei potenziometri ad minchiam. Vediamo se riesco a rovinare tutto. Vaffanculo, come si usa questo coso? Allora, il manuale di istruzioni dice di mettersi in trasmissione. Io mi metto in AM a bassissima potenza, al minimo, e vado in trasmissione. Ecco. Però dice di settare questo al minimo, in posizione DIR, e di andare in trasmissione e di portare questo al fondo scala. Ammesso che ci stia, va bene. Ora questo non dovrebbe andare fino in fondo perché sono al minimo della potenza. Non capisco, questa radio ogni tanto ha qualche comportamento strano che non comprendo, ma in realtà in AM già devo vedere la riflessione, e riflessione praticamente non ne ho. Posso tunare, ecco, abbassare ancora l'SVR e portarlo completamente a zero. Il fatto che lui vada a fondo scala in AM non mi piace, però non capisco perché, ma me ne sbatto. Ora, se mi facesse il favore di andare in trasmissione in tempi brevi, magari con TX abilitato, niente, non ci va. Non ci va il figlio di puttana. Non ci vuole andare il figlio di puttana. Oh, ok. E quindi lui esce e io qua ho una lettura di potenza attorno ai 10 watt perché sono settato praticamente al minimo. E ciò mi corrisponde. Adesso sinceramente mi piacerebbe poter usare lui, che è un cesso, però qualcosa fa. La cosa che voglio provare sono questi adattatori, per vedere se io qui ho un ingresso uscita, microfono eccetera. Allora, intanto vediamo se parte, perché già non mi sta piacendo. Ah, ok. Eccoci qua, con quella merda di pulse audio, purtroppo, quella merda di pulse audio. Io qua ho speakers e microfono, che come vedete mi sente. Microfono, molto sensibile questo microfono. Ok, adesso io pluggo questo, vediamo che cosa mi dice. Attenzione, microfono plugged in e cuffie plugged in. Wow, adesso facciamo la prova con le cuffiette dell'iPhone maledette. Ah, ma queste hanno il connettore così. Allora, intanto se riesco a sbrogliarle, maledette, maledetto Steve Jobs, maledetto lui e i suoi cavi delle cuffie, maledetti. Oh. Questo me lo ficco nell'orecchio, ma tanto cascherà fuori sicuramente subito, perché queste cuffie sono una progettazione di merda. Vediamo se... però dovrei suonare qualcosa. Dovrei andare in play su qualcosa.
dovrei, vediamo un po', e io ho la musica, non so se si sente, ma ho la musica nelle cuffie, fantastico, si sente anche molto bene, devo dire, wow. E quindi qua ci sarà il microfono, se qui ho le cuffie, qui c'è il microfono. E funziona anche questo. Io non ci posso credere. Non ci posso credere. Ok, dopo aver commesso il grave errore di ascoltare gli Igor, cosa che mi ha fatto perdere mezz'ora perché ho dovuto sentire tutto, è il momento di provare JS8 Call. Qui vediamo un po' come si comporta. Vittoria, ho dovuto usare lui perché questo non so perché mi dava l'audio su entrambi i connettori. Magari lo proverò o comunque lo terrò come ricambio, non so, però sto usando lui funziona e squadra che vince non si cambia. Io ricevo, trasmetto e ricevo. Fantastico. Sto rispondendo a un heartbeat. Bene, funziona, ce l'ho fatta. Non sapevo come usare questo scarsissimo computer, lentissimo. JS8 Call occupa il 20% della CPU, quindi per lui va benissimo. E è più piccolo. È più carino, è più sottile, è più maneggevole rispetto a questo stronzo che eliminerò anche perché ha la tastiera sfasciata. Sono contento. Ottimo. Vittoria. Vittoria socialismo lui. Adesso non ci resta che giocare con questo che ho erroneamente acquistato da 24 volt. Potrei riportarglielo, però sinceramente preferisco sperimentare un po'. Quindi adesso lo smontiamo. Vediamo cosa c'è qua dentro e vediamo soprattutto se è fatto come quello che ho già smontato in un precedente video. Attenzione, vedo un circuito sostanzialmente nuovo. Qua non sembrano aver usato componenti riciclati come nel video che avevo fatto precedentemente. Ma questo... Allora, stacchiamo la ventola. Questo sembra fatto con componenti nuovi. Eh sì. Questo è totalmente nuovo. Quindi ora vediamo se riusciamo a risalire a qual è il controllo che ci permette di modificare la tensione in uscita. La parte sottostante di questo circuito è il classico aborto di stagno ROHS. Ma io già vedo qua una saldatura fatta a minchia con questa parte che va a toccare quasi questa, quindi questo potrebbe essere un problema da sistemare, vediamo. Quello che devo fare adesso è seguire questo potenziometro, capire dove va. Dovrebbe andare in serie un'altra resistenza. E quindi, adesso vediamo. Ok, ho rifatto delle saldature, erano semplicemente delle sbavature di stagno. Ci sono
sbavature un po' ovunque. Quindi brutalmente, guardando il circuito da sotto, io vedo che questi sono i tre pin. Questi sono i tre pin, questi qua, del potenziometro. E questi due sono a massa perché vanno qui. Questo è il negativo. Questo va a questa resistenza che è qui. Ce ne sono due in parallelo, però non sono in parallelo, insomma. Sì, questa va qui e poi torna qui sul positivo. Potrei andare a toccare questa resistenza e vedere un po'. Ora, se io giro dall'altro lato, la resistenza è questa, da 2200 ohm, rosso, rosso, rosso. Io adesso la disconnetto e gliene metto un'altra in serie e vediamo un po' cosa succede, cosa viene fuori. Ho aggiunto marrone, nero, rosso, una resistenza da 1 kilo ohm. Questi 2200 ohm sono diventati 3200. Vediamo che cosa cambia in uscita. Siamo pronti e vediamo un po' che cosa succede quando accendo questo oggetto al di fuori del dissipatore. Io credo che farà il botto. In questo momento non ha fatto il botto, semplicemente perché forse è spento. Si è acceso e mi dà fuori 17 volt. Promette bene, attenzione, promette bene. Già 17 volt con il potenziometro a metà. Attenzione. Scende ma non abbastanza. Sono sceso a 15. Sono tra 15 e 19. Quindi devo aumentare questa resistenza. Quindi io metterei una resistenza da 2,2 a questo punto, kilo ohm. Yahweh. Devo vedere se la trovo qua dentro o lì dentro. Sono alla ricerca della resistenza giusta. In realtà pensavo che una resistenza da 4700 ohm sarebbe veramente l'ideale, però non la trovo, perché vorrei evitare di fare una somma di resistenze in serie e quindi metto un valore e via, però non lo sto trovando. Guardate quanti bei LED anni 80. Trovata la resistenza da 4,7 kilo ohm. Accendiamo. Siamo già a 12 con il potenziometro al centro. Ecco, posso scendere un po', posso salire a 13 e 8. Perfetto. La necessità aguzza l'ingegno. Già. E quindi l'abbiamo modificato. Si accende, tira fuori 13,84. Ora, come al solito, noi vogliamo 13,81, quindi va bene, ci accontentiamo così. La novità è che la ventola, questa ventola va a 24 volt, ma adesso va a 13,82. Quindi è diventato molto silenzioso. Adesso noi sostituiremo e vedremo come funziona. Ed ecco fatto, molto molto più silenzioso grazie alla ventola che gira a 13,8 anziché 24, quindi gira più lenta ma esce comunque aria. E lui è freddo, anche l'altro era freddo, era completamente freddo perché non c'è tutto questo consumo. Vediamo come si comporta in trasmissione.
niente. Addirittura mi alza la tensione, non so perché, ma un millivolt. Va benissimo così. Adesso smontiamo lui e vediamo come è fatto dentro. Ok, la costruzione è un po'... La costruzione è veramente a cazzo. Adesso vi faccio vedere. Questo è quello che si suol dire, montare componenti a caso. Guardate questo. Questo ponte raddrizzatore non è stato raddrizzato, quindi già mi dispiace. Questo transistor ha la piega della morte. E questo, anche questo condensatore è montato storto. Non mi sembra di vedere, però attenzione, attenzione. Allora, io qua vedo dei segni. Ok? Va bene. Sul raddrizzatore è meglio uscire al sole, alla luce del sole che non c'è. Io vedo un graffietto. Questi condensatori sono graffiati, vedete qua sopra, e anche la parte laterale. Interessante la marca Rubikong. Fantastico. Oddio, questo NTC ha dei graffi anche lui. Circuito integrato cancellato. Quindi qui hanno riciclato dei componenti, hanno riciclato sicuramente i due condensatori, e si vede il, forse il ponte, sicuramente questo trasformatore, perché è proprio, a meno che non lo hanno montato a martellate, ma non credo. Fantastico. È fantastica questa cosa che riciclano i componenti, è veramente fantastica secondo me. Qui c'è un gran filtrone. E poi sì, questo ponte raddrizzatore vorrebbe un dissipatore che non c'è. Ma ok. Scheda sporca. Mi piace, mi piace. Componenti riciclati, condensatore Rubikong. Detto questo, l'ho rimontato e lo metto da parte, perché questo verrà con me. Verrà con me a Palazzolo. Sarà usato per altre cose. Qui sono messo bene, se non che in questo momento non si riceve assolutamente nulla. E non capisco perché. E beh, ieri sera ho indagato, ed è indagando che mi sono reso conto che l'amplificatore da 24 modificato tira fuori sì 13,8 volt, ma genera una quantità di spurie semplicemente impressionante, e quindi non ricevevo più un cazzo per questo motivo. Quindi ho rimesso quello da 12, che è lì, che non genera spurie, vedete l'S-meter è molto basso, mentre prima andava quasi a fondo scala. Incredibile. Quindi niente, questo da 24 mi sa che lo riporto a 24 e lo riporto indietro, se ci riesco, vediamo se me lo cambiano. Ho strappato l'etichetta della garanzia, ma forse ne ho una identica, quindi gliela incollerò. Se no me lo tengo, insomma, alla fine un 13,8 può servire per caricare batterie e cose del genere. E... o magari cerco di filtrarlo in qualche modo, dovrei capire qual è la differenza tra i due, perché uno è silenzioso e l'altro no. Non lo so, non lo so. Comunque, indagherò, indagherò. Adesso devo dire che qui va bene, funziona. Ricevo i miei bei segnali. E questo è quanto. Ora devo sistemare un po' di cose. Ho questa cassa di kit. Non so se avete già visto o vedrete il video in cui li descrivo uno per uno. E... questo apre degli scenari meravigliosi. Scenari di odio. Scenari di odio.
Grazie per aver visto questo inutile video. Questo video è veramente inutile, cioè non serve assolutamente a niente. Ci sono io che mi lamento di cose, che faccio stronzate e mi dispiace molto. Un'ultima cosa, perché in trasmissione lui mi andava a fondo scala sempre e se ne fotteva delle regolazioni? Ho scoperto perché. Perché quando lui toccava la parte metallica di lui e o la radio, quando si toccavano tra di loro, infatti ho messo un cartoncino, non so perché, ma succedeva questa cosa strana, forse un rientro di RF attraverso di lui, non lo so. Fatto sta che ho messo questo cartoncino per isolare, il problema è sparito. Grazie per averci, per aver visto questo, ripeto, inutile video. E se avete commenti scrivetemi, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un like, che fa sempre bene alla salute.